Ehi hey Frank, dimmi Frank, ho un'idea geniale. Stiamo pensando la stessa cosa. Brodo il sapore di pene. Ciao carissimi, questo è Electric. Oh, un nuovo iscritto. Aurora Ragazzoni, oh. Oh, mettimi a fuoco con la telecamera. Allora, perché io ho lasciato accese queste alert. Oh, ma che... Boh, vabbè. Stavo dicendo, questo è Electric. Oggi siamo qui da architetti, signori. Da designer, da grafici, illustratori, che è la mia figura. Perché sì, io ho una laurea in architettura, quindi io posso cercare su internet i design peggiori, inutili, ambigui e totalmente disfunzionali per mostrarli a voi. E là fuori, signori, là fuori ci sta certa roba che dici: oh, ma chi l'ha progettato questo? Ma chi l'ha disegnato? Chi ha fatto la grafica di questo cartello? Ma ci stai con la testa? Frank, è la gente come te che fa sti macelli. Come non capisci? E tu non capisci mai niente. Adesso ti faccio vedere, stai calmo. Iniziamo. Bando alle ciance. Frank, mettimi la prima immagine qui, grazie. Signori, questo è... sono degli attaccapanni. Cosa notate di strano? Beh, forse che solo uno è montato dritto, gli altri sono al contrario. Come li appendi? Come l'appendi il tuo giacchetto? Frank, me lo spieghi tu? Tu che capisci così tanto? Non sai che dire? Dici così ogni volta. Avanti il prossimo, Frank. Mettimi la prossima immagine. Allora, questo è un parrucchiere che si voleva chiamare Mega Cuts. Ha deciso di tagliare proprio la U. È diventato Mega Clits, che non so se ci arrivate, ma in inglese è un modo carino per dire clitoride. Un mega clitoride, venite qua. Dopo è lì e la signora dice: io non capisco perché volete sempre guardarmi in mezzo alle gambe invece che tagliarmi i capelli. Signori, solo per voi, mega clitoride. Un taglio e non solo. Allora questo è un questo l'acronimo più simpatico che abbia visto nell'ultimo mese almeno. Fart sink. Fart in inglese vuol dire puzzetta, ok? Vuol dire scureggia. Fart sink si potrebbe dire che vuol dire scuregge sincronizzate. Noi abbiamo aperto un'azienda, Frank, non so se hai capito, Frank. Assumiamo un po' di gente, ci mettiamo lì, mangiamo un po' di fagioli, aspettiamo tutti insieme, poi... oh, siete pronti? E tutti insieme. E questo è quello che fa l'azienda. È simile alla mia che produce amicizia, loro producono scuregge sincronizzate. Dimostrato qui sopra, vi leggo quello che c'è scritto, ve lo traduco, è un nuovo segnale d'allarme contro il fuoco che blocca la mano di colui che lo schiaccia, che verrà rilasciata soltanto quando arriva la polizia. È la polizia che ti rilascia la mano. Tu vai lì, oh, c'è il fuoco, tac, e rimane incastrato finché non arriva la polizia, per evitare i falsi allarmi. Nel frattempo, pensai che io rimango qua e brucio vivo mentre che aspetto la polizia. Geniale davvero. Ho capito evitare falsi allarmi, ma è condannato. La persona che salverà tutti è quella che si sacrifica, in poche parole. Io non so che anni siamo qua. Anni 30, anni 20. Hot dog, salsicce, hamburger, l'hot dog vegetariano. E non so se avete visto cosa c'è di strano in questo segnale. Non ci sono gli anelli di cipolla qui, eh. Non ci sono gli onion rings. Onion, che è cipolla in inglese. Qui ci sono gli online ring. Cioè, puoi mangiare e puoi metterti degli anelli che ti fanno andare online, probabilmente. Non so se hai capito, Frank. Ma questo è geniale, è come l'amicizia. Ah, da domani metti quegli schiavi lì sotto a fare degli anelli che si collegano online. Ci metti la scheda SIM, Frank. Ma non hai capito, è geniale. Perché un telefono? Basta un anello. Pronto? Pronto? Ciao, con chi parlo? People are eating children. Questo ha fatto morire. Allora, loro probabilmente si sono scordati un po' di punteggiatura o un po' di spazio tra le scritte per far capire. Perché questo voleva dire: qui la gente ci mangia, people are eating. Sotto, a frase finita. Bambini in questa area, children in this area. Sotto ancora, per favore, tieni il cane a guinzaglio e pulisci quello che fanno, cioè se fanno la cacca. Invece, detto così, senza punteggiatura, senza spaziatura alcuna, sembra che la gente sta mangiando i bambini qui. Tieni il cane a guinzaglio e fai mangiare loro i rimasugli dei bambini, probabilmente. Cristo! Best buns in town, bitches! Beh, non so cosa significhi, ma se cercavate un nightclub con spogliarellisti estremamente minorenni, tipo tra i 3 mesi e i 2 anni, beh, l'avete trovato, signori. L'avete trovato. La pubblicità non è sicuramente un nightclub, ma sembra quella, signori. Focca miseria, ma ci stai con la testa. Frank, l'hai fatto tu questo segnale? Lo so che l'hai fatto tu, perché solo tu puoi avere una mente così contorta. E qui abbiamo l'esempio di un po' di salatini o cibo, non so che cosa sia, razzista. Questa è spazzatura bianca, signori. Sicuramente non è stato fatto da un bianco. O forse l'ha fatto proprio uno di colore per sfottere i bianchi. O forse l'ha fatto un coglione come te, Frank. Ah, chiamiamola spazzatura bianca. Sti bianchi, guarda, tutta spazzatura. Signori, vi presento la famosa invenzione di Frank: la maniglia sulla testa. Questo così almeno, no? Cioè, per controllare se nella testa di Frank c'è un po' di cervello. Tiri e apri. Non era un complimento, Frank. Ti sto prendendo
prendendo in giro, Cristo. Semplicemente divertente il fatto che l'adesivo sulla portiera coincide con la testa del tipo. Molto divertente. Ha ha ha! Ed ecco a voi la nuova collezione dei Power Rangers! Che dire? Beh, c'è stato un po' di miscuglio di cose qui. Che poi, scusa, io prendo un pacco di 5, perché ci sono 5 lì dentro, un pacco di 5 Batman Rangers. È come dire, l'azienda cinese ha detto: oh, tocca che famo uscire i Power Rangers. Ci abbiamo solo gli stampini di Batman. Va bene uguale. Frank, sei stato tu, dillo. Un giorno un uomo, per arrivare a posti più alti o più bassi, ha detto: inventiamoci una cosa magica. Facciamo questa cosa. Per accorciare il dislivello, fai tipo dei gradini. Oh, chiamiamolo scale. C'è chi scende e c'è chi sale. E chi scende magari può arrivare a un punto dove deve andare, o può anche arrivare in un punto dove non serve arrivare, come qui. Scendi le scale per arrivare davanti a un recinto e niente, guardare fuori e stare lì appoggiato al recinto, perché quello non ha neanche una porta, quel recinto lì. Quindi boh, estate signori, estate, quindi c'è la frutta estiva, ci sono meloni, ci sono cocomeri, ci sono le pesche, ma soprattutto, solo per voi, queste le vende Frank probabilmente, ciliegie giganti e verdi. Incredibile! Dopo diverse ricerche e diverse applicazioni genetiche, siamo riusciti a riprodurre delle ciliegie giganti e verdi. No, Frank, non sono cocomeri, sono ciliegie. Vedi che c'è scritto? Cherries vuol dire ciliegie. Cristo, Frank. Benvenuti alla nostra impresa di costruzioni, la Big D Construction. Che non so, ma in inglese questo ti viene da pensare all'impresa di costruzioni grande pene, perché Big D sa un po' di Big Dick, tutto qui. Non so se l'avete capita. Sì, noi Frank, facciamo... costruiamo, sì. Cosa? Peni giganti. Sì. A voi grafici o uomini di marketing lì fuori, beh, se decidete di fare un acronimo, l'acronimo è fatto con la prima lettera della parola, non la devi forzare come in questo caso. FAST ha preso la F di FAST, che già si chiama FAST. EASY ha preso la A in mezzo e STABLE le prime due. È un acronimo proprio... voglio quell'acronimo e basta, ce lo devo avere. Ma quando tu sei davanti al computer e vuoi stampare un documento, vuoi stampare proprio lo schermo, quello che vedi, beh, nella tastiera c'è il tasto print screen. Oppure, in molti casi, c'è il magico tasto print siren, che non so che cosa stampa. Forse una sirena, non lo so. Tastiera con il tasto print siren. 500 euro su Amazon. Frank, famo i soldi! Famo i soldi, Frank! Io ho studiato architettura. E so che anche al di là di questo schermo c'è chi ha studiato architettura. O chi già è architetto. Perché mi seguono, lo so, sono amici miei. E loro noteranno la cosa. Frank, metti l'immagine. Questa è l'immagine. Cosa c'è di strano in questa pianta? Beh, io posso entrare nella cucina. Entrare nel lounge, come c'è scritto. E poi andare in una camera da letto. Il resto delle camere sono isolate. Per entrare nelle altre camere da letto devo entrare dalla finestra. Solo alla finestra, esclusivamente alla finestra. Non so se hai capito, Frank, ma è geniale. È geniale, risparmi sulle porte, sul legno, abbatti meno alberi. Vedi come si guarda l'ambiente? Tu, Frank, l'ambiente, manco una raccolta differenziata. Adesso le lattine sarebbero plastica? E da quando? Beh, io e Frank abbiamo messo su un'azienda di potenza incredibile. Basta telefono, hai cagato il cazzo. Cristo. Un'azienda di dimensioni colossali. Perché noi vogliamo avvicinare le persone, avvicinare la connettività tra i dispositivi. Quindi la chiameremo wireless, senza fili. E sai cosa produrremo noi nella wireless? Beh, fili. Un'azienda che si chiama wireless e che produce cose non wireless. Ok. Frank, senti, mi hai costruito quelle scale dallo scantinato per andare giù dagli schiavi e picchiarli? Sì. Però non riesco più a aprire la porta. Ah, mi fai vedere una foto del lavoro che hai fatto? Fammela vedere. Cristo, Frank. Ci credo che la porta non si apre. Adesso quegli schiavi moriranno di fame. Vabbè, ne prenderemo altri. Siete stufi già dei selfie? E di fare le foto al vostro bel faccione? O al faccione del vostro amico? Questi primi piani potenti che poi si ritoccano un po' e sembri un gran figo su Instagram? Beh, la moda è passata. Oggi si fotografano i denti. Non so se hai capito. Questa è la pubblicità, insomma, è una grafica dell'Energizer, come potete vedere. Quel tipo è un po' vicino alla ragazza. Sembra che appunto gli stia puntando i denti e lei sta guardando tutt'altro che la fotocamera. Ma per i vostri cani volete comprare acqua normale? Cibo normale? No, solo per voi dall'Electric Pow Productions urina. C'è scritto proprio urine, che sarebbe urina appunto. Pipì non è pipì ovviamente, sarà cibo per cani, ma la puoi chiamare urina. Cristo, ma chi è il genio? È che qui ti rendi conto, ma là fuori ci stanno persone che davvero non lo so. Ci sta davvero altri 2-3 Frank là fuori che dicono: ehi Frank, dimmi Frank, c'ho un'idea geniale. Hai visto sta pappa per cani tanto buona? Chiamiamola Piscio. Cristo.
Beh, sei stufo del tuo dado star dentro il brodo? Ti sa un po' di brodo misto? Beh, perché non ci metti un po' al sapore di cazzo? Letteralmente, perché cock significa anche cazzo, nel senso che si indica per il gallo. Però, se voi guardate un po' di porno e penso che lo facciate e non mi prendete in giro, cock vuol dire cazzo. Geniale. Ritorniamo ai tre Frank di prima che stanno parlando. Ehi, Frank, dimmi, Frank. Ho un'idea geniale. Stiamo pensando la stessa cosa. Brodo al sapore di pene. Geniale. Avete mai avuto a che fare con gente pedofila? Beh, spero di no. Ma sicuramente questo grafico che ha fatto questa cosa un po' lo era, perché qui ci ha messo un po' di legno bambino, e per wood è un sinonimo divertente che si può usare per il pene, quindi qui c'è kid wood, feel it, cioè sentilo, toccalo, nessun problema. Sempre là fuori ci sono gli stessi tre Frank, perché sono tre Frank che vanno in giro, fanno i casini probabilmente, che stavano dicendo: oh, senti, ci ha contattato una concessionaria, un'impresa automobilistica che ci deve far fare le chiavi per le macchine. Allora, nella chiave della macchina che ci mettiamo? Beh, il pulsante per aprire il portapacco, cioè il cofano, mettiamo il pulsante per togliere le sicura, e nel caso in cui nulla di questo funzioni, mettiamoci il pulsante panico. Vai in panico. E chissà che succede se premi quel pulsante. Vi siete mai chiesti come si fanno gli esercizi per i glutei? Per rafforzare queste belle chiappone? Come il peo che adesso ce l'ha di marmo? Beh, guardate questa foto che non è affatto ambigua. Non lo è. Guardatela bene. Non è ambigua. Non pensate ad altro. Fa vedere gli esercizi per i glutei. Lo so che state pensando all'altro. Ma, oh, avete mai pensato di essere? Avete mai pensato di poter essere in due posti contemporaneamente? No? Beh, ora puoi. Perché quando vai in questo hotel o ovunque questo posto sia, beh, questa mappa qui ti dice che stai sia qui che qui. Cioè, stai in due posti contemporaneamente secondo la mappa, hai capito? Quindi ti sei moltiplicato senza saperlo. La nostra impresa wireless ha cacciato fuori un nuovo prodotto che cambierà il mondo. Doveva collegarti in modo wireless, come si chiama l'azienda, ma per problemi con i costi abbiamo deciso di fare un cavo comune. Sì, wireless. Siete stufi che il vostro bambino si affaccia dalle finestre per vedere cosa c'è lì fuori? Siete stufi che il vostro bambino vuole stare sempre fuori all'aperto a giocare, ma volete tenerlo chiuso dentro casa? Beh, ecco a voi la gabbia da finestra. Questo lo potete trattare come un uccellino e dargli da mangiare da fuori. E no, non è affatto pericoloso, lo so che pensate. Non lo è. Bambino sta lì, guarda fuori, guarda gli uccellini. Se piove, ti cazzi, nel senso, gli fa bene, lo tempra e a posto. Frank, c'ho un'idea geniale, ascoltami. Allora, è un nuovo materiale che dobbiamo produrre in massa per fare coperte, maglioni, quello che ti pare. Facciamo 100% cotone e 100% poliestere. Cioè, no, aspetta Frank, aspetta, 100% e 100%, aspetta. Allora, se il 100% è tutto, ma se l'altro 100%... Ah, Frank, mi sta dando il pappa al cervello. Frank, un'altra idea geniale. Proprio non hai idea di cosa mi è venuto. Noi che vogliamo fare i soldi facili, beh, facciamo di capi d'abbigliamento. E invece di fare l'opzione paghi 2 prendi 3, no, no Frank, paghi 3 e prendi 2. Hai visto Frank? Sono un genio. Oh, così si fanno i soldi facili, non so se hai capito. Che tu pensi che la gente là fuori non ci casca? Al massimo diamo in omaggio un campione di amicizia, così da provare, a quella gente sola come te che non sa manco dove sta per casa l'amicizia. Hai capito Frank? Avete un gatto? E vi piace anche la patata? Beh, ecco a voi la Pussy Pyramid. Cioè la piramide letteralmente vagina, cioè perché Pussy è un modo carino per dire vagina in inglese. Quindi ecco a voi la vagina piramidale per il vostro gatto, che non lo so, non so che dire. Frank, ti ricordi quell'idea di quel genio che ha inventato le scale, che tante volte ti porta in poste vicino a recinti inutili? Beh, io ho un'altra idea. Ne facciamo una sotto una rampa. La mettiamo qui sotto, così almeno è solo per bellezza, non lo so. Oh, ecco, è per farci salire gli insetti. Oh, che mica possiamo essere razzisti contro esseri minori. Anche loro devono salire in qualche modo. Certo, anche loro arrivano lì e non sanno più che fare. Vabbè, come non detto, Frank, non sai che mi è successo l'altro giorno? Stavo in macchina e a un certo punto un incrocio vedo, beh, posso girare solo a sinistra, e poi vado un po' più avanti e non posso girare a sinistra. No, aspetta, torno indietro, posso girare a sinistra, ok. No, non posso girare a sinistra. Cosa posso fare? Oh mio Dio, ah! Ma se tu hai un negozio e vendi un prodotto che uccide formiche, beh, se già sulla confezione c'è scritto uccide formiche, beh, perché non ce lo scrivi anche tu? Ehi, questo per ammazzare formiche, hai capito? Lo dici due volte. Frank, mi fai vedere quel logo che hai fatto per quelle scarpe, che non è affatto ambiguo e non richiama a nient'altro, per favore, me lo metti qua? Sì, questo logo che probabilmente ha fatto un altro Frank là fuori, stupido come te,
non richiama niente di ambiguo. Assolutamente no. No. Beh, quando state in giro, no? Voi maschietti, ma anche femminucce, non vi succede che state tipo camminando, a un certo punto vi sentite qualcosa nelle parti intime, tipo che si indurisce o si bagna, così dici: oh mio Dio, devo avere un orgasmo adesso, ora. Beh, solo per voi i negozi Come & Go, cioè puoi venire qua, venire, come, perché si usa in quel modo, e come vuol dire anche sperma, e vai, capito? Sono negozi che fai subito, tu vai lì, pam pam pam, te lo meni e vai via, e ci devi pure pagare, hai capito? Frank, è geniale, perché non ci abbiamo pensato noi? Cavolacci. Meglio ancora, Frank, siccome là fuori ci sono tante persone brutte che magari vanno al bagno, fanno la pipì, poi mentre che si lavano guardano lo specchio e realizzano quanto sono brutte, beh, aiutiamole queste persone, mettiamoci un bel asciugatore per le mani di fronte allo specchio, così almeno arrivano lì e non si demoralizzano perché sono brutte, perché vedono soltanto l'asciugatore per le mani, hai capito, Frank? Geniale. Poi io non ho capito questa moda che i campi da calcio devono avere un centro al centro, mettiamolo un po' spostato di lato, no? Ha più senso, no, questa cosa, perché la simmetria non va più, bisogna fare le cose asimmetriche, Frank. Questa statua non è affatto ambigua, quello è uno strumento di non so cosa e non è affatto un pene, ok? Lo so che state pensando, beh, non è un pene, sappiatelo. Frank, l'altro giorno stavo progettando un water, cioè progettando proprio un'area bagno, e mi hanno dato pochissimo spazio e quello lì mi ha detto: senti, mi devi fare sia il pisciatoio per pisciare in piedi e sia il water per stare seduti, però c'hai tipo 1,5 metri di spazio, 2 metri quadrati, to. E io ho fatto questo, in realtà non l'ho fatto io, era perché dovevo fare la storiella. Beh, vuoi comprarti delle belle scarpe e andare allo stesso tempo verso un trip di unicorni magici e sostanze stupefacenti? Beh, compra le LSD Shoes, acido e scarpe insieme. Droga per tutti, scarpe per tutti, tutti contenti. E questo è quanto per questo video. Io spero che questa collezione di oggetti, grafiche e cose davvero discutibili vi sia piaciuta. Noi l'abbiamo affrontato da designer, da architetti, e beh, là fuori ci sono un sacco di Frank che fanno tante cagate, signori, e quindi ne avremo altrettante da vedere in futuro, perché ne ho un'altra bella collezione a farvi vedere. Se vi è piaciuto questo video, beh, mostrate un po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su, fatemi sapere se vi è piaciuto nei commenti, e soprattutto questo era Electric.